Allora, una challenge, ok. Allora, ci so, dai, guarda, guarda. Un video diverso. Arrivo, guarda, eh. Cosa è andata a prendere Serena? Allora, nella mia manina. Allora, ma aspetta, però ci sono tanti challenge da fare. Io non so che challenge potremmo fare. Io lo so. Ce l'hai già in mente? Ma sei sicura? Sì. Però deve essere bella e divertente. È bellissima. Ragazzi, è se voi avete divertente. Qualche challenge da poterci consigliare, consigliatecela nei commenti. Con ciò, così noi prendiamo esempio di qualche challenge che ci ispira di più fra quelle che ci avete allora scritto. Vinci 300 euro, sono 50-100, cioè 100 e 100, quindi sono 300 euro. Wow, Silly, voglio vincere! Già sento l'odore della vittoria! Ah, io già sento l'odore di shopping! Allora, scarpe nuove, trucchi nuovi, vestiti nuovi. Anche un bel costume nuovo, perché visto che fra una settimana dovremo andare in vacanza, un bel vestito, un bel costume nuovo ci sta. Vabbè, ho un sacco di cose che mi vorrei comprare. Questi 300 euro te li dovrai guadagnare, cioè o io o te ce li guadagniamo. Come? Facendo una bellissima challenge. Prova a indovinare. Ti do un indizio? Chi si nasconde... Ti do un indizio? Sì, dammi un indizio, dai. Lacrime di gioia. Lacrime di gioia? Non ho idea, Serena. E forse... non lo so. Eh beh, se li vinco sì che ho le lacrime di gioia. Perché così so che posso andare a fare shopping. No, non se li vinci. L'ultimo... che ride vince 300 euro, quindi il primo che ride perde. Ah, con ciò chi... non bisogna ridere, non dobbiamo ridere. Oh, ho capito. 300 euro è 300 euro. Sarà un po' faticoso perché io rido fin troppo. Anche io. E mi scappa troppo da ridere, e quando, soprattutto quando guardo in faccia le persone. È vero. Ma cazzo, li metti noi e ti quello. E tu cosa fai se vinci questi soldi? Scusami. Mi coppe d'occhio queste. I giochi? Tanto va bene, shopping. Li vincerò io che li no, io. Tutte le... Ah, sì. Sì, tutte le mie cose, i miei trucchi, anzi perché devo fare anche il cambio dei trucchi nuovi, perché qua i miei sono diventati un po' vecchiotti. Ah, sì? Allora vediamo chi bitte. Bittelo io. No, dai, tanto vinco io. Vabbè, dai, tanto no, vinco io. So che ce la posso fare, so che ce la posso no, fare. No, vincerò io. Che abbia la sfida. Iniziamo. Ragazzi, voi guardate bene chi è che ride, eh? Perché 300 euro sono tanti, eh? Vabbè, dai, iniziamo. Pronti? Giulia ci dice via. Sì. Pronti? Partenza? Via! Cosa fa? Sai, allora, un canguro dice a un altro canguro: domani faccio un salto da te. È bello, eh. Serena! Aiuto, Serena! Serena! Mamma! Si è staccata la luce! Mamma! Ascolta! Come mai? Ragazzi, non si vede più niente. Scusate, ragazzi. Ah, Serena, siamo proprio al buio allora, completo. Mamma, ascolta, io nel cassettino qua c'ho sempre torce. Delle torce di emergenza. Okay. Va, andiamole a prendere. Dai! Perché se ragazzi, no, scusateci veramente. Non si vede proprio niente. Allora, nel cassettino, Serena. Ok. Trovate? Sono due. Ok. Aspetta. Guarda se vanno. Ok. Ecco, finalmente, ragazzi. Due torce. Due torce. Tieni, puntali in alto perché sennò i nostri. Così fa un amici. Po' più di luce. Ragazzi, allora, ragazzi, siamo rimasti al buio completo, ragazzi. Guardate. Anche perché sera. Ma aspetta però, ma come mai è andata via la luce?
Ma facciamo... No, perché non c'è nessun temporale, non c'è niente. Però facciamo una cosa, non è che si sono staccate le... La, si è staccata la corrente, Serena? Perché magari c'è troppa roba accesa, però non c'è niente di acceso. Appunto. La lavatrice non sta andando, il forno è spento. La lavastoviglie è spenta. Aspetta, fammi vedere l'interruttore, va. Apri, Serena. Aspetta, no, no, non puntare. Non puntare. Ah, ok, così okay. Si vede meglio. No, è tutto su. Ma come mai? È impossibile. No, ragazzi, è impossibile. Una cosa impossibile. È impossibile questa cosa. Aspetta, va a chiudere. Ok. È impossibile? Veramente? Aia, mamma, mi stai cercando con queste torce. Scusa. Serena, però io ho un po' di paura. Non anche io, perché io ho paurissima del buio. Anch'io, Serena. Mamma. Stavo per cadere. Mamma. Oh mamma mia, stavo per inciampare. Stai attenta, Serena, io quasi quasi faccio una cosa. E... Cosa? Ascolta, anche se un po'... Facciamo una cosa però. Guardiamo se nella scala c'è la luce. Perché se c'è la luce nella scala... Cioè, se si è staccata la luce qua... Non ci dovrebbe essere la luce neanche nella scala, la regola. Non lo so, proviamo ad andare a guardare. Proviamo ad andare a vedere, dai. Vieni, mamma. Allora, Giulia, non aver paura, stai vicino a noi, ok? Io ho l'ultima del buio, mamma. Allora, aspetta. No, niente. Proviamo ad accenderla, vediamo. Sì, nella scala c'è la luce. Che strano! E come mai in casa nostra non va? Serena, fai una... Non è che qualcuno ci ha venuto a scare... La luce giù. O magari si è staccata da giù. Vabbè. Però si Serena, fai una cosa. Ascolta, state qui in casa. No, ok? No, vieni qua, dai. Perché, anche perché è tardi, perché se no ci sentono. Fai una cosa. State qua in casa voi. Tenetevi le torce, tanto nella scala c'è la luce, ok? No, no, mamma. Anche se una torcia mi serve a me perché giù c'è buio e non vedo niente. Facciamo una cosa, io provo ad andare giù a vedere se c'è la luce giù, ok? Cioè se la corrente giù è staccata oppure no, ok? No. State qua, dai, dai. No, 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 dai, no. Dai, prova ad andare a vedere, Serena, perché è l'unica soluzione. Metti caso che sei staccata da giù, c'è stato un cortocircuito, qualcosa. Va bene. Non lo so, proverò ad andare a vedere, ok? Va bene, vai a vedere, ma dai, vai veloce perché io ho paura del buio. No, no, okay. No, ti qua. Vabbè, mamma, però fai veloce, capito? Dai. No, dai, non ti preoccupare, Giulia. Io ho paura del buio. Lo so, amore, anche dai. Io. Perché ti to... che ci sono i mostri. Ma che mostri? Che ti hanno spento la luce? Ma no, non ci hanno spento la luce. Serena, fai la luce bene. No, non ci hanno spento la luce. Tienila su così si vede bene. E dai, niente. No, io ho paura. No. Dai, su. Devo andare per forza giù. Dai, ascolta. Dai, va bene, va bene. Ci metto 5 minuti. Salgo subito, ok? Va bene, però fai veloce. Niente. E ragazzi, voi fate compagnia, big amici, fate compagnia a Giulia, a Serena, e cercate di fargli coraggio, non lo so, spolliciando e iscrivendovi al canale e sperando che si riattacca la luce, oppure perlomeno se la trovo staccata la tiro su. Vabbè, l'importante è risolvere il problema. Io torno subito, ok? Va bene. Dai, arrivo, non vi preoccupate, state dai. Qui, eh? Ok, vai. Okay. Mamma, veloce, fai. Sì, dai, faccio veloce, non posso. Dai, mamma, veloce. Ok. Ciao! Ragazzi! No, vabbè, speriamo che la mamma fa veloce perché io ho paurissima del buio, sì. Vero? Sì. Dai, speriamo che fa veloce. Giulia, hai sentito qua? Ah! Sento dei rumori. Boh, adesso non ci sono più. Ho paura, Giulia. Ho paura del buio, dai. Vieni qui. Ho paura del buio.
Eccomi qua, ragazzi. Ce l'hai fatta, mamma, sì, finalmente. Niente, non c'è niente da fare. E tu, sono tutte su. Come sono tutte su? È impossibile. Io non lo so come fare, non so cosa sta succedendo. Non lo so, anche perché io sono andata anche giù. Ho visto, magari se gli mancava i signori di sotto. I signori di sotto ce l'hanno la luce, capito? Sì. Solo a noi manca. Non so, non lo so come mai, Serena. Eppure l'abbiamo appena pagata la bolletta. È impossibile, non è che non abbiamo pagato la bolletta e ci hanno staccato la luce. No, l'abbiamo pagata. Anche perché c'ho l'applicazione nel telefono. Con ciò sono andata anche a vedere giù e niente, ed è pagata. Mi ricordavo infatti che l'abbiamo pagata. Non so come mai. Allora, ragazzi, ho acceso qua la luce che c'è qua. La torcia, sì, ragazzi, guardate. Okay. Non puntarla lì. No, Giulia, non puntarla. Io non lo so, ragazzi, secondo voi... È tornata? È tornata la luce, Serena? È tornata la luce. E non è la torcia? Perché, ragazzi, guardate. Spegniamola, questa. La luce. Ah, ok, aspetta, come si fa? Ok. Ecco. Vabbè, questo è il tipo che in tasca, quasi un caso. Ma che strano. Aspetta, fammi vedere. Ma qua era tutto su, vedi? Anche adesso è tutto su. Anche giù, quando sono andata a vedere giù, era tutto su. Cosa sta succedendo? Non lo so, mamma. Ho tanta, tanta paura. Non lo so. Vabbè, dai. Direi di fare una cosa. Continuiamo la challenge e non pensiamoci. Infatti... Vabbè, dai, io anch'io direi continuiamo la challenge e non ci pensiamo. Basta, l'importante è che non si stacchi più. Vabbè. Allora, no, okay. Appoggialo qua che si vede meglio. Ok. Ok. Arrivo, vado a prendere una cosa, ok? Ok. Ma... Cosa vai a prendere? Vado a prendere una cosa. Vabbè, comunque io questa sfida non la voglio perdere. Voglio vincere quei bei soldini lì, così mi voglio comprare un sacco di cose. Vincerò io. No, vincerò io. No, adesso io. Poi il primo che ride. No, no, li vinco io. Quindi vinco io. Mi senti? Il primo che ride farà. Ho quale barzellette? Ho quale barzellette? Io sono bravissimo tutto dopo, guarda. Allora. Non mi sta. Stai ridendo? No, adesso no, va bene. Allora, pausa, ho preso il libro della abbiamo detto via. Ho preso il libro delle barzellette, lo possiamo usare tutte e due. Tanto non ce la farai a farmi ridere. Invece sì. No. 3, 2, 1. Che parte la sfida. Ok, siete pronti? Sì. Anzi, sei pronta? Allora, il primo che ride poi lo farà contro Giulia, ok? Sì. Ok. Va bene, dai, ci sto. Allora, inizio io. Ok. Ti leggo questa barzelletta. Okay. Seria? Devo stare seria. Allora, il titolo è Chi conta di più? Insomma, Simone, chi conta di più in questa casa? Tu o io? Non lo so, babbo. Io conto fino a 1000. Mamma! Serena, no, mamma, aspetta, ancora? Aspetta, stoppiamo un attimo la challenge e basta. No, aspetta, mamma, sì. Aspetta, guarda, aspetta, ce l'hai, ho le torce. Sì, mi sono messa apposta in tasca. Bravissima, brava. Brava, okay. Dammene una anche a me. Ragazzi, è andata ancora via la luce. L'appoggio qua. Io sto davvero non so come farmi. Perché va via la luce? Non lo so, mamma. Appoggiala anche questa qua. Così si vede meglio. Giulia? Dai, non mamma. Avere paura, Giulia. Ho paura! Ho paura anch'io, ragazzi, aiuto! Ma perché va via la luce? Ma le prese sono tutte su, non riesco a capire. Mamma? Che c'è? Mi sentite tu questi rumori? Aiuto! Ah! Aiuto! Dai, vabbè, bambine, non preoccupatevi. Magari sono dei rumori che provengono da fuori. Perché comunque senti che si sentono le macchine passare, si sente la gente che passa, e passeggia. Ragazzi, mi raccomando, voi spolliciate e iscrivetevi al canale, perché così magari gli date un po' di coraggio e lo date anche a me. E adesso quando tornerà la luce? Ah!
sacco. Ah. Ma siamo sicuri che non c'era niente attaccato? Però se c'era qualcosa di attaccato, comunque si sarebbero staccata la corrente. E la corrente è ancora tutta su. Andiamo a ricontrollare. Se no, è ancora no, su. No, ma... Dai, no, no, non vado giù, giù, tanto è inutile. Era su, però almeno controllo qui. No, allora io mi metto per terra. Aggrovigliata, ciao. Dai, Serena. Ma cosa ti metti per terra? Paura. Dai, ma cosa vi mettete per terra? Vabbè, dai, io. Oh. Vabbè, oh, voi state qui, io devo andare a vedere. Prendiamo su queste torce. Dai, to, prendi la torcia, dai. Niente, io vado. No, da una lasciamola a me che devo andare a vedere il... Devo andare a vedere la presa. Allora, vediamo. No, no. Ok, aprimi qualcosa lì. Aspetta. Ok. Niente, è tutto su, ragazzi. Ma com'è possibile, Serena, questa cosa? Io non ci sto a capire più niente, veramente. Allora, generale, tutto su. Prese cucina. Prese cucina, tutto su. Resto appartamento, tutto su. Luci, tutto su. Queste tutte su. Camera disimpegno, bagno, tutto su. Non lo so, Serena, non ho idea di come mai si sta staccando. Prova a rivedere se fuori c'è la luce. Vediamo. Vediamo. Prova ad attaccarla. Sì, c'è. Oh, oh, vieni qua, mamma. Serena. No. Non so, mamma. Allora, dai, vieni qua, non ti preoccupare, Giulia. No. Dai, su, tiratevi su da per terra. Dai, su, tiratevi su, forza. No, non voglio tirarmi su. Ragazzi, ma secondo voi cosa potrebbe essere? Cos'è che dovremmo fare per controllare? Guarda, quella lì. Ma io me ne trovo qui appiccicati su di me. Uffa, dai, che già c'è un po' di ansia. Io mi metto un po' più ansia anche voi. Allora, ragazzi, se vediamo, possiamo stare tutto il giorno qui. Cioè tutto il giorno, tutta la sera, perché sera, tutta la sera così con queste torce. Speriamo che ritorni questa luce. Ma se l'hai mai sentito? Mamma! Cos'è questo rumore? Un rumore un po' strano. No, io ho paura. No, quelli sono le nostre ombre. Se guardi quelli ho paura. Dove? Sono le nostre ombre. Che spavento che mi hai fatto prendere. È vero, guarda. Ciao Serena. Ciao. Ciao big amici, vi stiamo salutando. È vero, sono le nostre ombre. Perché? Ah, via. Perché ti ho fatto prendere un spavento? Sì, altro che spavento. Vabbè, dai, non preoccupatevi, dai, è solo un po' di buio. Dai, non dovete avere paura. Vabbè, no. Comunque, niente, non so cosa fare, ragazzi, cosa dobbiamo fare? Scrivetecelo nei commenti se avete un'idea come mamma cosa poter fare per far tornare a luce. O secondo voi chi è? E se è qualcuno che ci sta facendo qualche dispetto? Tipo il signor Jenkins? Ah. No. Ragazzi, secondo voi il signor Jenkins? Sono matto, mi... Non lo so. Aiuto! Dai, su, su, su. Sì, lo ripeto per lo schiamare. Oh, vabbè. Ah, hai sentito tutto l'umore? E se qualcuno ci vuole fare qualche dispetto?
Ma no, dai, stiamo solamente forse noi esagerando. Ma noi sentiamo i rumori, mamma! Lo so che sentiamo i rumori, però magari vengono da fuori. Forse siamo noi che pensiamo solo le cose brutte e il peggio. Magari, non lo so, è solo andata via la luce. Però è strano che è andata via solo a noi la luce. Ora, paura, paura. Aiuto. Vabbè, dai, non preoccupatevi. Paura. Giulia, dai, vieni qua, stai vicino a no, me. No, Giulia, vieni. È tornata la luce. Spegniamo questi due robi. È tornata la luce, meno male. È tornata. Niente, Serena. No, mamma. Io direi di allora, continuare più la challenge e di tenerci queste torce vicino. Una la tieni tu e una la tengo io. Tanto Giulia sta sempre vicino a noi. Dai, funziona ancora? Funziona ancora. Oh mamma, che paura. Allora, no, direi adesso di salutare. Niente, sennò... ragazzi. In effetti noi vi salutiamo a questo punto, è meglio che non continuiamo più la challenge, perché tanto è inutile continuare, quei soldi lì rimangono lì e non li vince nessuno, magari li proveremo un altro giorno, che magari andrà meglio di oggi. Vabbè ragazzi, io. Lo so, volevo vincere anch'io, già pensavo di andare domani a fare shopping, invece niente. No, ci volevo andare io. Uffa, vabbè. Comunque, no, adesso spegnila questa torcia e speriamo che non serva neanche più. Mi raccomando ragazzi. Vabbè, ragazzi, mi raccomando, prima di salutarvi però salutiamo chi ce l'ha chiesto. Martina Grazia. Ala. Ala. Clarissa. Clarissa. Nadia. Nadia. Ciao. Un bacione e un abbraccio dalla Big Family. È vero. E salutiamo anche tutti i nostri big amici. Mi raccomando, se questo video vi è piaciuto, spolliciate, iscrivetevi al canale per chi non si è iscritto, attivate la campanellina per non perdervi nessuna nostra avventura e disavventura. Tu come quella di oggi che siamo rimasti al buio. Che siamo rimasti al buio. È vero. Commentate, condividete, seguiteci sui social. Instagram. E noi ci vediamo con un prossimo video della Big Family. Ciao, ciao ragazzi. E speriamo di non rimanere più al buio. È vero. Ciao. Mamma!